Ciao a tutti, nel video di oggi vorrei presentarvi la risonanza magnetica del ginocchio. Da tempo è diventato un esame molto frequente e molto diffuso. Se volete conoscere tutti i dettagli, li scoprirete in questo video. Molto spesso, ma non sempre, la risonanza magnetica del ginocchio viene richiesta dopo aver eseguito una radiografia del ginocchio, con lo scopo di eseguire un approfondimento diagnostico. La risonanza risulta essere un ottimo strumento per identificare in maniera più chiara e specifica eventuali anomalie invisibili tramite l'impiego dei classici raggi X. Mi sembra giusto precisare che l'esame non ha carattere invasivo e non comporta alcun dolore. Spesso un paziente si reca dal dottore lamentando un dolore al ginocchio e dopo aver effettuato gli accertamenti del caso può essere quindi prescritta una risonanza magnetica. Questo esame viene indicato principalmente in caso di distorsione, trauma, limitazioni funzionali, ricerca di una patologia infettiva, dolore post-operatorio, processo degenerativo, una lassità e rilasciamento di un tessuto con conseguente instabilità del ginocchio. Queste sono solo alcune delle principali indicazioni all'esame, ma ce ne sono tante altre. La risonanza magnetica permette quindi di effettuare un'indagine diagnostica mirata a legamenti, muscoli, tendini, menischi, cartilagini ed ossa, oppure in casi più specifici per verificare lo stato di recupero dell'area soggetta all'esame in seguito a un intervento chirurgico, comunque quasi sempre legato a un dolore che riguarda l'articolazione del ginocchio. Visto che il paziente si troverà in presenza di un campo magnetico ed impulsi di radiofrequenza, risulta importantissimo, come per tutti gli esami di risonanza magnetica, verificare la perfetta compatibilità del soggetto con l'indagine radiologica. Questa verifica avviene generalmente sottoponendo il paziente a un questionario contenente tutte le controindicazioni all'esecuzione dell'esame, come ad esempio alcuni pacemaker. La compatibilità, l'idoneità del paziente all'esame di risonanza magnetica è un tema molto complesso e lo tratterò in un altro video dedicato. Una volta all'interno della sala dell'esame, il paziente verrà posizionato supino, cioè sdraiato con la schiena sul tavolo d'esame, con il ginocchio inserito all'interno di una bobina che sembra un semplice supporto in plastica che andrà ad avvolgere il ginocchio. A dipendenza delle dimensioni del ginocchio, può essere necessario inserire del materiale di contenzione o dei cuscini all'interno del supporto per permettere una perfetta immobilità della zona da esaminare. La perfetta immobilità è fondamentale per ottenere delle immagini di qualità e una diagnosi precisa. Infine, solo la zona da esaminare, in questo caso il ginocchio, verrà posizionata all'interno del magnete. Generalmente risulta essere un esame ben sopportato dai pazienti perché il torace e la testa rimangono al di fuori del tunnel per l'intera durata dell'esame. Le apparecchiature di ultima generazione permettono di eseguire un esame in meno di 15-20 minuti. In alcuni casi, molto rari, il tempo d'esame può risultare più lungo perché può essere necessaria la somministrazione di un contrasto intraarticolare, cioè all'interno dell'articolazione del ginocchio. In questo caso parleremo di artro, risonanza del ginocchio, oppure in altri casi può essere somministrato per via endovenosa, cioè direttamente in vena. L'artrorisonanza del ginocchio e la somministrazione del contrasto endovenoso sono comunque esami molto rari e necessitano delle indicazioni mediche specifiche. L'artrorisonanza e i mezzi di contrasto sono argomenti molto vasti e li tratterò in un altro video. In conclusione, state tranquilli, dato che è un esame molto semplice, veloce e ben tollerato dai pazienti. Se hai ancora qualche dubbio su questo esame, non esitare a commentare qui sotto e se il video ti è piaciuto, clicca su mi piace. E se vuoi rimanere aggiornato, iscriviti al mio canale. Un saluto e a presto per il prossimo video.